Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Madagascar 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Voglio essere sincero con voi. Io questo gioco l'avrei abbandonato. L'avrei sinceramente abbandonato, è terribile. Ma per amor della storia, per amor della serie e per amor vostro, io voglio continuarla, perché a questo punto voglio evitare di portare cose che poi non voglio più portare. Se le porto fino in fondo. Punto. E con questo continuiamo la partita dell'altra volta. Al 9% solo dopo aver fatto un livello. Continuiamo l'avventura. La scorsa puntata ci siamo lasciati con Madagascar. Oggi invece operazione aereo. Però qui in fondo abbiamo il duty free. Ciao anche a te. Vediamo che cosa ci offre il duty free. Vediamo se c'è il magnete per le monete. Sarebbe veramente comodo averlo, veramente. La galleria delle scimmie. Merce dei lemuri e torna alla mappa. Vediamo che cosa hanno i lemuri. Hai per trovato noi. Il duty free, buon per te. Scommetto che ti stai chiedendo perché. Ma perché il modello adesso è migliore rispetto a quello del gioco? Come questo. Migliore. Ma la risposta è semplice: mi piacciono i soldi. Perché non ti dai un po' dei tuoi in cambio di qualcosa che c'è nel negozio? Semplice. Dipende che cos'è nel negozio. Video, abbigliamento e minigiochi extra. Wow. Quindi non ci sono potenziamenti veri e propri, eh? Galleria delle scimmie. Scacchi della giungla. Canzone bonus, canzone bonus, canzone bonus. Tuffi, nuova posizione, minigolf, buca bonus 2. Si sono impegnati col secondo capitolo, Cioè, in pratica, non, a parte il collezionismo dei video, per carità, o dei minigiochi, non c'è praticamente nulla da usare per queste monete. Mi piacciono i soldi. Ma va? Va bene, allora, operazione aereo. Vorrei far un piccolo punto per rifare questo livello che l'altra volta avevo iniziato, perché giustamente il gioco va per i cazzi suoi. Ho dovuto rifare tutto il primo livello. Oh, tutto. Accidenti! Ancora esplosioni? Proprio quando pensavo che fosse sicuro tornare nella giungla. Boom! Non è sicuro. Ma voi come fate a sapere come funziona un come si dice? Un ascensore ai fuochi d'artificio. Va bene che è un film d'animazione, però. A morte. Ma non abbiamo bisogno di quei pezzi per far volare l'aereo e tornare a New York. Certo. Giusta osservazione. Ehi, ho una buona idea. Tu, uccidili. Maiman, impedirai a quelle talpe di rubare i nostri pezzi. Mi chiamo Melman. Va bene, Melman. Cominciamo. Che simpaticone. Devi dare delle testate alle talpe per mandare le zampe all'aria prima che scappino i pezzi. Ma è la stella cometa, altro che talpe qua. Io non sapevo che le talpe potessero volare. Un film della Disney. Dopo l'elefantino che sapeva volare, anche le talpe sanno farlo. Adesso rimango qui. Visto, neanche sono apparse, già l'ho colpita. Usa l'attacco rotante per cercare. Questo è il mio attacco rotante. Sono un elicottero. Ehi, ehi. Dio mio, la stella cometa non era un astro del ciel, era una talpa che abbiamo fatto volare via noi, guarda. Wey! Wey, madonna, le talpe napoletane. Io posso dirlo perché lo sono in parte, quindi non è discriminazione. Wey! Yeah, wey! Ok, ok. Adesso le cose si fanno difficili. Con alcune talpe funziona solo l'attacco rotante, mentre con le altre puoi usare soltanto la in pratica, adesso Morta! Mettiamo entrambe. Iniziamo. Julian, non era difficile. Bastava dire adesso che partiranno entrambe. Yeah, wey! Non mi fai niente! Faccia di serpente. Ah no, sei una giraffa. Mamma mia.
la difficoltà in questi minigiochi, che non so neanche cosa, sono anche in mezzo in imbarazzo perché non ho idea di cosa dire, veramente. C'è veramente qualcosa di cui discutere di noi che facciamo volare via delle talpe facendo girare su se stessa una giraffa? Va bene, è un gioco d'animazione e ci sta l'illusione della realtà. Ferma le talpe. Non è di questo che mi dice, che mi lamento. Oh, Gloria, grazie al cielo sei qui. Ecco, ora mi tocca fare un favore. Guarda, mi sono fatto di crack. Re Giulia intende apportarne parecchi. Roba che non gli serve. Dove l'hai trovato? Va bene, l'aereo. Che si porta dietro il fieno. Ecco, ora non riesco a dove l'ha trovato il fieno nella per giungla, tua fortuna, poi. Per fortuna io so esattamente come fare. Un con una bella con le mie culata. Parti nobili e quelle valigie smetteranno di fare le furbe. Insomma, dai una culata alle valigie. Una. Due. Colpe de cul. Tre. Quattro. E infine. Cinque. E con questa. Sei. E ora? Ah, ci sono quelle grosse. Rotolament. Colpe de cul. Rotulament. Colpe de cul. Rotulament. Dove vai? Rotulament. Cap de cul. Rotulament. Cop de cul. Ti ringrazio davvero di cuore, Miss Gloria. Il tuo di dietro ha salvato il mio prezioso fieno. Ora però devo caricare i bagagli sull'aereo. Per fortuna ho trovato l'uomo perfetto per questo lavoro. Parla di me, Mortino. Beh, sì. Dio mio, Mortino fra tutte le cose. Guardalo, è un gremlin. È la cosa più orribile di tutto. Perché non usi quel tuo fantastico braccio per cominciare a caricare i bagagli? Guardalo com'è brutto. No, forza. Ok, una moneta presa. Tanto finché è tutto aperto. L'importante non è dove colpisco. L'importante è farlo entrare, no? Altre tre valigie. Tanto adesso questo è il livello facile dove puoi colpire dove vuoi e va tutto dentro. Adesso parte la parte noiosa. C'è una piccola differenza, vedi? Quella in cui devi colpire nel punto giusto. Ah no, la talpa no. No. Ho caricato troppo, aspetta. Questa no. Dai di... Devo caricare il minimo indispensabile. Il durian no. La valigia. Dai. Adesso carico proprio il minimo minimo minimo, giuro. Ecco fatto. Così vado sul sicuro. E adesso parte la parte più noiosa, nel mezzo. Oh, oh, attenzione al round 3. Un po' di più. Ok. Dai, adesso cambiano anche. Il durian no, la ruota no, che gira tra l'altro. Devo sfruttare. E dai, all'ultimo l'hanno tolta. E niente. Aspetta. Quella più difficile è proprio quella lì in alto. Quella del mezzo, bene o male, con la giusta energia riesce a colpirla. Quella nel basso è la più facile e infatti dobbiamo sfruttarla il più possibile. La più molto difficile bene. È quella in alto. Ora perché non hai il tempo di arrivare al massimo. Degli zoccoli sui bagagli. Ben fatto, Marty. Io ora vado sopra. Raggiungimi quando sei pronto. Perché? Perché? Cioè, io voglio conoscere il doppiatore che ha fatto la voce di Mortino e voglio chiedergli. Voglio arrivare lì e chiedergli. Perché hai fatto... Perché? Quanto ti hanno pagato per farlo? Poveraggio, la sua carriera da qui a qui in un minuto. Anzi, neanche in 10 secondi di... E quindi? Non mi direi che si è buggato il gioco. Eh no, funziona. Ah, è tutto nero. Non è che si è buggato. È che non va.
Questo è quello che succede se carico il livello. Sapete cosa ho dovuto per tornare in questo punto? Ricominciare il gioco, quindi rifare ancora una cacchio di volta il secondo livello, il primo livello, per sentirmi Mortino fare. Tutto questo ho cercato online perché questo livello in particolare, se lo rigiochi, si bugga, glitcha in una schermata nera. Probabilmente perché questo filmato non riparte. Perché, boh, chi lo sa. Come scalatore, e mi chiamo Melman, non Smellman. Melman, sembri Smellman. Quello che sa scalare come pochi altri al mondo. Mi sa che stai parlando di me. Ma non importa chi sia, mi basta che tu salga fino a quelle piattaforme per legare bene quelle corde. Sì, Alex, certo. Lega rapidamente le corde, così non sarò costretto a restare qui con questo pazzo che continua a sbagliare il mio nome. Con questo pazzo? Non sei l'unico che pensa che Julian sia pazzo. E stavolta invece delle monete abbiamo questi i bulloni. Ti aiuteranno a trovare la via. Fermo. Allora, fammi vedere. Ma se salgo tipo qua, succede qualcosa? No, però lì c'è una moneta d'oro che anche la scorsa volta ho provato a prendere e non si puede. Sai cosa? Io penso che il gioco bughi perché non riappaiono le monete, non riappare il filmato e non riappaiono i cerchi. Questo l'ho constatato anche rifacendo il primo livello. E solo dopo scopri che puoi tener premuto per saltare più in alto. Ma non capisco come. Cioè, a me sembra la stessa altezza di salto. A me pare la stessa altezza. Cioè, posso tenere premuto e lui salta, ma non salta così tanto in alto. Boh, non lo so, guarda. E poi quella moneta, beh, rimarrà lì, non me ne importa. Proseguiamo. Oh, ti divertirai un sacco con questa assi di equilibrio. A meno che tu non cada. Per evitare che succeda, muovi a sinistra o a destra per mantenere l'equilibrio mentre cammini. Già, e ricorda che più veloce vai, più è difficile. Ma chi l'avrebbe mai detto? Allora, camminiamo piano piano, no? Tanto il gioco non ci mette fretta, no? Eccomi qua. Hai raggiunto le corde che devi legare. Ora ripeti lo schema. Fallo. Per stringere il nodo. Ripeti lo schema per stringere il nodo. Non ripetere quello che dico. Ripeti lo schema dei comandi in basso. Stupido gatto. Rottura della quarta parete. Per fare i simpatici. Cerchio, quadrato, triangolo. Ta-da! Un nodolar. Guardate, marinara. Sono il re delle corde. Triangolo, cerchio, triangolo, cerchio. Facile. Un nodo pretzel. Allora, di qua mi sembra di aver visto una moneta da 5. Signor Alex, un nodo di Alex con la H. Ma ce ne sono altri che ti aspettano. Forza, va. Quelle piattaforme si alzano e si abbassano? Forse sì. E forse ho capito come raggiungere la moneta d'oro. Ci vorrà Melman dopo. Allora, lì c'è un asse. E lì ci sono uno, una moneta, e due, un cerchio. Tanto, basta andare piano, visto? Abbassati per favore. Ecco fatto, grazie. Allora qua non... Oh, fermo. Hai provato a fregarmi. Io lì ho visto un'altra moneta. Una moneta d'oro, tra l'altro. Neanche una d'argento. Una cacchio di moneta d'oro. Non che tanto il completismo mi importi ormai, visto che abbiamo scoperto che nel negozio in pratica non c'è nulla di utile. Cioè, guarda, io sto tenendo, giuro, sto tenendo dritto. Sto tenendo dritto e sto andando piano. E fa tutto lui, cioè, nel senso, non c'è neanche bisogno che io mi sforzi. Basta proprio il minimo indispensabile per questo gioco. Guarda, adesso provo ad andare veloce. Provo ad andare veloce e non cambia niente, basta fare l'equilibrio. Neanche Tony Hawk ci vuole così tanto equilibrio. Eccomi arrivato. E come arrivo dall'altra parte, se il gioco me lo mostra? Allora, di sicuro non dalla corda. Dovrò arrivare da qua.
Ciao Melman. Ah, posso anche cambiare personaggio. No, 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 di qua non posso andare. Posso cambiare personaggio, davvero? Hai già legato insieme le due serie di corde. Ah no, mi dà solo i consigli. Ok, mi stava solo dicendo vai e fai quello che dovevi fare. Mamma mia, che sguardo da fattone che c'ha Melman. No, aspetta. Beh, già che ci siamo, prendiamoli sti cerchi, no? Una volta arrivati a 10 ci danno un paio di monete extra almeno. Scendi un po', dai. Non tu, l'altro. Ecco fatto. Sali. Tadan, eccomi qua. Che bello incontrarti qui. Stavo giusto dicendo a questa corda che tu la legherai con un nodo bello grosso. Lei non mi è sembrata molto entusiasta della cosa, ma tu procedi. Ok, vediamo che combinazione abbiamo stavolta. Quadrato, triangolo, X. Chissà cosa succede se sbagli. Non voglio farlo perché non voglio rifare sti livelli. Quadrato, X, cerchio. Ho sbagliato. E ho sbagliato tutto, fa niente. Ah, beh, abbiamo scoperto. Quelle corde sono state legate male. Allora, triangolo, X, quadrato, cerchio. Ecco qua, abbiamo anche scoperto cosa succede se fai il nodo sbagliato, dai. Ah sì, ottimi nodi, adesso tutte le corde sono ben salde. E vai. Il tuo amico Smellman non sia qui per assistere al tuo trionfo, ma... è là sotto. Melman, non potremo decollare se la pista non è a posto. E non avremo mai una pista a posto con quei rivetti che spuntano. No, no, devo andare di testate. Ho ancora un po' di vertigini dopo l'esperienza delle talpe. Beh, allora questo ti rimetterà in sesto. Non devi fare altro che usare la testa. O usare la testa, o anche usare la testa. Perché continui a ripeterlo? È un suggerimento, Einstein. Dovrai usare le tue testate. Prendi. Chi l'avrebbe mai detto? Vicino a un rivetto e capirai cosa intendo. Chi l'avrebbe mai detto che devo andare di testata? Ah, devo farla anche a tempo. Ma sai che io non miro neanche, schiaccio solo smash triangolo e basta. Fa lui direttamente, non mi sto neanche muovendo. Questo ok, era un po' più lontano. Ok, a quelli lontani comunque ti ci devi avvicinare. Una cosa, non provate a imitarmi a casa. A meno che non siate delle giraffe in grado di tirare testate. A meno che non sia una giraffa. Vabbè, questa è stata una battuta divertente, te la concedo. Non imitatemi a casa, a meno che non siate delle giraffe. Sì, ma altro che giraffe che tirano testate. Che hanno una testa d'acciaio, altro che. Non ho subito danni cerebrali. Che splendida. Non si sa come. Non si sa come tu non abbia danni cerebrali. Sei qui. Senti, dammi retta. È importantissimo che verifichiamo il sistema di puntamento di questa fionda. A parte che come è fatto quell'aereo? Ma insomma, non l'ho. Guardate detto, la, che il pezzo qua dell'elica è compenetrato col pezzo del motore. Prima di lanciare, cioè, l'aereo, dobbiamo essere certi vabbè, lascio perdere, guarda, non funzioni. E per farlo tu devi sparare. Activision, ma l'impegno in questo gioco? Non mi no, nessun altro quando si tratta di essere lanciati in aria a velocità quasi mortale. Anche perché sei il piccolo tu. Tieni premuto, ok. Devo centrare i bersagli. Attenzione! Ok. Aiuto! Ok, se voglio col... Aspetta, vuoi vedere che... Sì! Ok, sì, vabbè, in pratica devo puntare ancora più in alto se voglio... Ok, vediamo se è Mortino che deve... Mortino, eri... scusami, quando mai mi capiterà di rivedere Mortino usato come no, una palla di... No, non è Mortino che deve prendere la moneta, peccato. Anche perché è scomparsa, quindi... L'importante è colpirli, non è neanche importante al centro o meno. Attenzione! Aiuto! Ok, troppo in basso. Puntiamo un po' più in alto. Yay! Madonna. Davvero? Quando è che abbiamo lanciato Mortino con una fionda? Sai che non mi ricordo. In realtà no. Mi danno soldi se faccio centro. Ma pensa un po'. Attenzione! Oh!
Sì, di poco. Sì, sì. Molto bene. Cioè, tutto sto gioco è un gioco di minigiochi, in pratica. E tira la liana. Che soddisfazione, grandioso. Potrei stare a guardare per ore. Si è abbassato il volume di questo Julien perché l'altro Julien stava parlando. Dobbiamo mettere queste liane in posizione. Siamo pronti al lancio dell'aereo. Penso che non siano infiniti i modi in cui possiamo lanciare Mortino da un albero prima che diventi noioso. Ma come farai a rimettere in posizione tutte queste liane? Potrei aiutarti io, se hai qualche peperoncino. Ma certo, te li farò lanciare dal mio suddito con la mano più salda. Che però ti abbiamo non è molto salda. Ma vaffanculo. Ok, in pratica devo seguire tutti i peperoncini se voglio. Non ne vuoi. Arrivare alla fine. Non mi bastano mai. Dai. I peperoncini mi fanno impazzire. Dai. Ecco fatto. Insomma, devo seguire il percorso di peperoncini. Tutto. Ma scusami, neanche sono partito io. Neanche ero partito e mi ha rilanciato indietro. Mi piacciono i cibi piccanti. Buon per te. Dai. Ecco fatto. Oh, sì. Proprio quello che volevo. Madonna. Eccomi. Un po' più in punti impensabili, no, Mamma mia. Ecco fatto. Proprio quello che volevo. È volato via. Guarda, è compenetrato. Bel lavoro, soldati. Con quella liana in posizione siamo pronti al lancio. Facciamo decollare questa lattina.